Ciao ragazze, Ciao ragazzi! eccoci qua, benvenuti sul nostro secondo canale di cucina, ricette e non solo, anche tante recensioni. Adesso è il turno dei biscotti e vi faremo anche tanti altri video, richiedetecene anche voi nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale, trovate il link qua da qualche Mettetemi parte. piace! Se vi piace insomma questa tipologia di video, mettete mi piace, Così ne facciamo di più. ne facciamo tanti tanti. Adesso vi vogliamo far vedere i biscotti che noi compriamo al supermercato, quindi facilmente reperibili, tutti quelli più buoni per noi, tutti quelli senza olio di palma, senza grassi idrogenati, senza ingredienti dannosi, abbastanza leggeri, molto spesso integrali, insomma per stare in forma, in salute, sempre come dico io. Vuoi iniziare tu? Quali sono i tuoi preferiti? Qua abbiamo un Dio, mare ce ne di sono. Ah, questi lo biscotti. so. Questi infatti sono Che sono già aperti, aperti, sono quasi ragazze. finiti. Sono questi Vabbè. famosissimi frullini di grano di Camut con gocce di cioccolato. Questi sono completamente biologici. Dell'arce nero, Sì, eh? li trovate in ogni supermercato, comunque all'Auchan, alla Noi li Coop, a compriamo Carrefour. all'Auchan questi qua, Però pure a Carrefour, insomma, mamma dappertutto nei l'ultima volta l'ha supermercati. comprata al Carrefour. E questi sono i nostri preferiti, ci sono anche al farro se mi sbaglio, però questi qua di Camut mi piacciono perché sono un po' meno oleosi e sono proprio buoni, Sono sono golosissimi, croccanti, troppo con troppo gocce di cioccolato, buoni. falli vedere, non te li mangiare tutti perché Sono sono pochi, buonissimi. non hanno olio di E palma. infatti tutti i biscotti dell'arce nero, infatti stanno pure questi qua, sono tutti senza olio di palma, cosa importantissima, e sono all'olio d'oliva e sono reperibili anche negli ipermercati, quindi cosa super positiva. E hanno lo zucchero di canna integrale invece dello zucchero bianco, insomma sono Esatto. proprio buoni ragazze. Se li volete ancora più leggeri, ci sono questi qua che sono di farina di farro, zucchero di canna integrale, olio extravergine d'oliva, sono biologici, Sì, poi completamente biologici e ci sono al naturali. cacao, un sacco di tipi, questi Marca sono più super buoni. top che noi Sì, amiamo. Ah, poi ci sono quelli tutti al cacao tutto che al anche sono buoni, cacao. sono tutti buoni, Sì. però questi che vi avevo fatto vedere sono i nostri preferiti in Sì. assoluto. E anche quelli completamente integrali, anche sono molto Sì. buoni. Sempre parlando di frullini integrali, restano super preferiti per noi e super economici questi qua di Vivi Verde Coop che compriamo alla Coop, appunto, vabbè, ovviamente. E questi qua sono buoni, sono molto molto dietetici e sani perché sono di farina integrale completamente. E poi c'è olio di girasole, anche qua zucchero di canna. E sono buonissimi questi qua, sono biscotti secchi, semplici ma buoni, buoni Poi sempre veramente. nella stessa linea ci sono anche Ah, questi è qua vero. frollini, quelli sono biscotti frollini e praticamente sono ai cereali e sono buoni, sempre biologici, ricchi in fibre. Anche questi con zucchero di canna, senza olio di palma e Questi sono qua tondi praticamente. contengono molti fiocchi Sì, d'avena, anche vari frumento, molti cereali, cereali. quindi sono anche molto molto buoni per, diciamo, stimolare l'organismo ad Le funzioni avviarsi verso. digestive. Ok, vabbè, l'abbiamo detto la pupù Poi sempre alla Coop, così praticamente. concludiamo, ci sono questi. Concludiamo la Sì. Ci sono questi qua, Benesi Coop. Anche questi ci sono vari gusti, ci È sono a vero. mela, a melograno, sono buoni. Questa è una Questi scoperta che abbiamo fatto di sono proprio recente, buonissimi, perché sì, sono veramente. croccantissimi, sono frollini con fiocchi di orzo e farina di avena, sono ricchissimi in fibre. Questi sono buoni perché poi qua c'è scritto che, diciamo, senza colesterolo, senza grassi. A me questi piacciono veramente, Sono veramente buoni. molto. C'hanno anche fiocchi d'orzo, insomma, sono buoni come biscotti. E poi c'hanno questo sapore un po' di mele. Questi a mela. No, quelli sono altri, questi sono Ah, ecco, perché semplici. questi sono Quelli semplici, però ci sono anche a melo, a sono buoni. melograno, insomma, sempre Benesi Coop. Sono abbastanza buoni, anche questi qua costano poco. Ma ancora più preferiti, i nostri preferiti strapreferiti, quelli che Il compriamo cuore. sempre, i biscotti col cuore, che sono anche quelli a cui io mi sono ispirata per farli in casa. Io sempre su questo canale vi feci la ricetta dei biscotti fatti in casa, frullini integrali buonissimi, che noi anche li facciamo spesso, mi ispirai proprio a questi perché secondo me era un po' per Questi li trovate top. dappertutto, in Questi qualsiasi si trovano veramente supermercato. dappertutto, sono galbusera col cuore, che sono integrali, questi sono i migliori, ci sono anche altri che però, Quelli non integrali, se non mi sbaglio, c'è l'olio di palma. non vorrei sbagliare, però pure a me pare così, quindi questi sono i migliori, non hanno olio di palma, hanno farina integrale, fiocchi d'avena, zucchero di canna e poi hanno beta-glucani, insomma varie cose, infatti sono completamente sani e dietetici e sono troppo troppo buoni Sì. perché
proprio sono semplici, sono fragranti, sono buone, a me piacciono tanto. Poi c'è da dire comunque che questi biscotti, specialmente quelli dietetici al supermercato, spesso c'è l'olio di palma, anche se c'è scritto biscotti dietetici senza glutine, alla fine però c'è l'olio di palma, quindi controllate gli ingredienti, non vi fidate magari della marca che c'è scritto leggeri, light, no? Perciò proprio stavo facendo questo video, per perché veramente è difficile a trovare, anche se sono biologici oppure anche al supermercato dicono dietetici, le marche che fanno biscotti integrali dietetici, però hanno l'olio di palma, quindi eccoli qua. La cosa bella è che sono anche porzionati, quindi sono i biscotti così, porzione. Te li porti dietro, quindi puoi praticamente mangiarli senza andare il giorno dopo e trovarli tutti stanti, brutti, quindi questi qua veramente li compriamo spessissimo. Poi questi sono quelli che abbiamo mostrato all'MD, abbiamo comprati lì al discount. Abbiamo fatto anche il video proprio sull'MD, casomai ve lo lasciamo in sovraimpressione. Questi sono Vivo Meglio, sono la mela e la soia, sono biscotti buoni, non c'è l'olio di palma, c'è l'olio d'oliva. Però questi qua non però sono integrali. Non sono integrali, c'è un po' di zucchero, quindi sono diciamo sono accettabili, però sono più dolci. Meno dietetici, più golosi. Però comunque sono abbastanza sono accettabili, anche soprattutto perché non hanno l'olio di palma. È difficilissimo. Non hanno grassi idrogenati, quindi sì, perché molto spesso hanno burro, hanno di palma, hanno grassi idrogenati, insomma sempre qualcosa che non va. Poi queste qua, queste se volete una cosa più sfiziosa, ecco, questi non sono proprio semplici biscotti, sono più snack, perché praticamente questo è un biscotto, anche questo qua l'abbiamo comprato all'MD, quindi vi abbiamo fatto vedere nel video dell'MD, sono praticamente dei biscotti che dentro c'è un ripieno di frutta, quindi sono, ecco, anche se ci dice che non hanno grassi qua là, come però questi, comunque sono un po' più calorici, certamente sono un po' più sfiziosi, però sono molto molto buoni. Poi anche questi qua te li porti dietro, sono carini. E poi questi qua, questi praticamente sono quelli che però noi non abbiamo comprato sul mercato, ma li compriamo online. Sì, è una marca che fa vari tipi, fa questi cioccolato. Li trovate al negozio biologico. Sì, sì. Però dato che sono molto buoni, si chiamano biscotto orzolieto e sono molto molto carini, sono di farina d'orzo. Ma se mi sbaglio, buoni. Noi prendevamo anche quelli al cacao, sì, che pure sì, erano buoni. Ci sono parecchi tipi. Questo bambino completamente biologici, sono buoni. Noi io l'ho trovati al negozio biologico, ma al supermercato, però fateci sapere, insomma, perché al Cenero anche prima si trovava solo al negozio biologico, poi man mano l'abbiamo trovato anche qualsiasi supermercato. Diteci poi se conoscete altri biscotti magari al supermercato, magari fateci sapere, insomma, noi siamo sempre alla ricerca. Questi sono così quelli mangiamo. Sì, ovviamente. E questi sono quelli che noi insomma abbiamo trovato, che sono non solo buoni dal punto di vista degli ingredienti, ma anche proprio buoni da mangiare. Poi se ci volete spallare sopra, ad esempio, un po' di carlitella, un po' di Nutella fatta in casa, cioccolato, ovviamente diventano ancora più buoni, più calorici, una botta di... Però anche così, anche senza niente, già sono buoni veramente per una colazione, una merenda. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto, fateci sapere se volete altri video su altri prodotti, altre cose. Recensioni di cibo. Sì, perché io feci anche il video quello là di cosa c'è nella mia dispensa, nella mia cucina, dove feci vedere tante cose. Molte di voi mi chiedeste, faccio vedere un po' più nel dettaglio le cose, quindi magari se vi piace qualcosa, non lo so, chiedeteci voi, noi siamo qua per voi, vi mandiamo un bacio grande, ciao! Ciao.